Alla redazione delle Iene, ciao, buonasera, buonasera, benvenuto e ben ritrovato Daniele Daino, buonasera al direttore Xavier Iacobelli, buonasera Michele, buonasera direttore, ben ritrovato Alfredo Pedullà dagli studi di Roma, ciao Alfredo, siamo davvero ad un punto di non ritorno, bisogna andare verso il rinnovo, giornata importante per il futuro di Skriniar, poi ci collegheremo anche con la sede dell'Inter, con Tancredi Palmeri, ben ritrovato Alfredo, vai. No, su Skriniar la situazione era molto chiara, cioè se ti presenti il 19 di agosto con 50 milioni e ti eri presentato prima con 50 milioni, ancora prima ti eri presentato con 50 milioni, è normale che ti respingono, quindi era una cosa abbastanza, per me è una non notizia su una cifra che non cambia. Evidentemente il nuovo corso del PSG è un corso che comporta non lo scialacquo delle ultime gestioni di mercato, perché anche con Fabio Ruiz loro non stanno alzando l'offerta, sapendo di poterlo prendere a zero e magari portando e caricandosi qualche rischio. Adesso Zhang ha fatto 30, deve fare 31 mettendo a posto il contratto, lui sa che deve almeno portarlo a 6-6,5 al tetto di, non ti dico di Lukaku, ma almeno al tetto di Brozovic, e l'Inter prenderà il difensore alle sue condizioni. Ieri dall'Inghilterra è emersa questa voce di Chalobah e sarebbe un ritorno in Italia, ma il Chelsea ha delle condizioni un po' particolari, vorrebbe darlo in prestito secco. Acerbi è una situazione low cost dell'ultimo secondo che va tenuto in grande considerazione, quindi ti concentri sul difensore di riferimento che deve sostituire Ranocchia, blindando il tuo difensore di riferimento. E ripeto, io spero anche prima della fine del mercato si possa mettere il punto a questa storia prolungando il contratto. Ricordiamo che il PSG aveva offerto 7,5-8 stagione, qui siamo al tetto di Lukaku, ma se gli offrissero 6 o 6,5 e andassero al tetto di Brozovic già sarebbe un passo in avanti importante per uscire da questa storia definitivamente. Avremo anche i numeri, le percentuali, gli studi di Stalle e Bet News dal quartiere generale. Valentina Negri, buonasera, che piacere, ben ritrovata. Ciao Valentina, buonasera. Ciao Michele, ben ritrovato, buonasera a tutti quanti, buonasera. Voi, buonasera. Tra poco arrivo da te per Atalanta Milan, il mercato del Napoli, ovviamente il futuro di Skriniar, il futuro di Rabiot, Xavier Iacobelli, direttore, poi naturalmente avremo anche il focus, l'introduzione, il punto di Valentina Ballarini su Skriniar. Oggi è stata una giornata importante, scende in campo Zhang, possiamo dire che però bisogna trovare adesso l'accordo e andare di rinnovo. Però un segnale importante è quello che il presidente dell'Inter ha lanciato, un segnale di stabilità. E soprattutto ricordando ciò che ha affermato Simone Inzaghi dopo il debutto, in calcio al debutto dell'Inter a Lecce, e cioè che considera l'allenatore incedibile, il difensore slovacco. È un segnale importante anche perché in queste ore si è parlato molto anche del rapporto fra l'Inter e Oaktree, cioè il fondo californiano che ha garantito con il suo finanziamento la continuità gestionale del club. Entro il 2024 questo prestito dovrà essere restituito, ma Oaktree ha fatto sapere che non intende ricalcare le orme di Elliott al Milan, cioè qualora non venisse restituito questo finanziamento e il fondo californiano diventasse proprietario dell'Inter, cercherebbe un nuovo proprietario. Ma questo è uno scenario futuristico, futuribile. È importante per l'Inter il segnale che oggi Zhang ha dato. Si è presentato il presidente alla rifinitura di San Siro e ha comunicato che Skriniar non si vende. Ed è una buona, ovviamente, notizia, il Paris Saint-Germain rispedito al mittente Daniele Daino. E anche e soprattutto un segnale di forza, perché il Paris Saint-Germain voleva strozzare, ovviamente, in chiave mercato l'Inter, e l'Inter risponde, me lo tengo. Ma io dico che nel momento in cui l'Inter non arriva a Bremer, si era da lì chiusa la possibilità che Skriniar potesse andare da qualche altra parte. Perché sostituire Skriniar oggi diventa difficile. Ho sentito parlare di Acerbi, che può essere un'opportunità comunque per ampliare insomma la rosa dei difensori, però Acerbi è un piede mancino e tu devi trovare un centrale di destra, di piede destro, quindi non è semplice. Poi detto questo, le parole di Simone Inzaghi, a quale mi trovo d'accordo, perché poi Simone Inzaghi ha fatto secondo me un'ottima stagione, il suo messaggio è: basta cedere giocatori, anzi delle due, le altre li comprano i giocatori e voi me li portate via. Cioè, se l'Inter vuole essere competitiva, deve essere competitiva mantenendo i giocatori importanti. Certo. Ecco, quindi le dichiarazioni di Simone Inzaghi mi trovano d'accordo e dico che Skriniar rinnoverà il contratto, questo è il mio pensiero. E tu sei anche, al di là di Skriniar, anche un fan di Di Marco, perché comunque secondo te il giocatore è giusto? No, di Di Marco, sai, poi ho visto la prima di campionato, ho visto l'Inter giocare le partite di precampionato estivo. Secondo me negli equilibri dell'Inter, te lo dicevo Michele prima della trasmissione, è che a sinistra secondo me ha perso degli equilibri importanti.
perché sostituire Perisic e il modo come interpretava il ruolo Perisic, che ti dava sia una fase offensiva ma anche una fase di copertura, ma nella fase offensiva aveva quelle qualità e capacità anche di mettere palla molto importanti. Chi lo può fare oggi nell'Inter? Ecco che Di Marco, secondo me, quando gioca da quinto, ha il piede per poter servire in aria giocatori come Lukaku, come Lautaro, gli inserimenti dei centrocampisti, ed è il giocatore che oggi secondo me è più funzionale nell'Inter di Simone Inzaghi. Questo non vuol dire che l'ex giocatore dell'Atalanta non possa trovare spazio, ma oggi. Di Marco secondo me è avanti a sinistra e dà più equilibrio. Bella notizia Skriniar, domani l'Inter in campo con lo Spezia, c'è ancora qualcosina da fare, poi Alfredo Pedula ci aggiunge qualcosa, andremo nella sede dell'Inter con Tancredi Palmeri, però Alessandro Giuseppe, oggi la tappa era abbastanza importante. Sì, è andata bene che il Paris Saint-Germain non ha alzato, perché se avesse offerto 70 milioni e 75 Skriniar andava. Io credo che, come diceva il direttore Iacobelli poco fa, l'Inter debba capire bene la gestione Zhang, dove andrà a parare. Io non ho molta fiducia in Zhang, onestamente. È andata bene, ripeto, che il Paris Saint-Germain non ha offerto i soldi che l'Inter chiedeva. Sono d'accordo con Alfredo quando dice che bisogna alzare l'ingaggio. Poi Skriniar ha dimostrato di essere interista nel tempo, grande, grande tifoso, amatissimo dai tifosi, non un simbolo dell'Inter. Però, ripeto, se fosse arrivata l'offerta sarebbe andato. Gosens, ecco, non ti convince lui? No, non tanto, no. Zhang no, non mi convince, no. Non mi convince perché... Non è... Non lo so, è un problema del calcio in generale, ci sono pochi soldi, bisogna far cassa, meno male che c'è Marotta che riesce a gestire, però io rimpiango Moratti, rimpiango i presidenti tifosi, rimpiango un calcio che forse non c'è più e spero che ritorni, ecco. Io auspicavo che prima del trapasso del vecchio, che era un noto interista, potesse prendere in mano l'Inter. Mi piacerebbe tornasse un presidente appassionato. Alfredo, poi direttore Iacobelli prima del focus. No, io aggiungo, no, sono d'accordo, non si tratta di fare un sondaggio. La vicenda Skriniar è la cartina di tornasole delle parole che stavate dicendo da studio. Volevo soltanto aggiungere che chiaramente sarebbe un ritorno della famiglia Chalobà in Italia. Trevo è fratello di Nathaniel, che aveva voluto Sarri, non è lo stesso chiaramente, quello era un centrocampista, questo è un difensore centrale, ma resta il concetto di massima, che è quello di poter andare a trovare una soluzione con il Chelsea, sperando che sia stata, adesso non voglio parlare di Dumfries, per me il mercato dell'Inter in uscita oggi è finito, quindi usciamo da questo equivoco anziché andare ogni giorno su una situazione un po' diversa, anche perché ripeto, se ti presenti il 19 di agosto e vuoi prendere Skriniar devi offrire 75 milioni, se non è adesso vediamo, perché Acerbi sta spingendo molto, il ragazzo Trevo Chalobà è un ottimo profilo, c'è questo problema della formula che non è un problema del diritto di riscatto, è che loro non vogliono privarsi di Chalobà oltre il prestito secco, e per l'Inter sarebbe un investimento a perdere, perché il prestito secco di solito non lo fai a meno che tu non sia tra virgolette disperato. Teniamo Acerbi, mentre Akanji è un'operazione un po' difficile, onerosa, e ci vorrebbe l'apertura, perché lui tra l'altro è scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Giornata chiave, il focus firmato da Valentina Ballarini, vediamo. Tino Ballarini, direttore Iacobelli, possiamo cercare di dare un significato a questo mercato dell'Inter. L'Inter è da scudetto, l'Inter ha ridotto il gap rispetto al Milan, l'Inter è davanti al Milan, l'Inter è pari della Juventus. Dov'è questa Inter? Stavo ripensando a quel giorno di fine 2020, quando il governo della Repubblica Popolare Cinese chiuse i rubinetti, o comunque diede un giro di vita ai rubinetti, agli investimenti dei grandi gruppi multinazionali all'estero, ivi compreso Suning. Le difficoltà dell'Inter nascono lì. Marotta e Ausilio hanno letteralmente camminato sulle uova, se possiamo usare questa metafora. Perché? Perché stretti fra l'esigenza di mantenere la competitività di una squadra che nelle ultime due stagioni ha vinto lo Scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega, arrivata seconda, e l'esigenza di bilancio, che non permettono assolutamente distrazioni. Quindi io credo che il lavoro di Marotta e di Ausilio sia stato splendido, davvero molto brillante. È tornato Lukaku, che insieme con Lautaro Martinez ha già dimostrato di che pasta siano fatti a Lecce, ma avevano segnato in occasione della loro precedente esperienza comune interista 104 gol, e poi soprattutto non è stato ceduto Skriniar, non è stato ceduto Bastoni, Dumfries è rimasto, quindi io penso che quest'Inter sia assolutamente legittimata a puntare allo scudetto.
L'Inter legittimata per lo scudetto, c'è qualcosa ancora da vedere perché la Juventus ha ancora in sospeso diversi giocatori, un centrocampista titolare, un attaccante tra virgolette di riserva. Il futuro di Skriniar, per chiudere il capitolo con Valentina Negri, per le vostre percentuali mi fido tantissimo. Allora andiamo subito nel quartier generale di Stallebet News. È un dentro fuori, ma ormai è più dentro definitivo che fuori, sì, dopo sì, la giornata di oggi. Valentina! Assolutamente Michele, al di là comunque di tutto quello che avete detto, tutto giustissimo, siamo d'accordissimo con voi, dalla prima all'ultima parola di quanto detto, veramente. Quindi per noi Skriniar è dentro all'85%, lasciamo comunque una piccolissima finestra aperta al 15%, perché comunque il Paris Saint-Germain, perché comunque sappiamo che se volesse davvero fare un'offerta come ha fatto nei precedenti anni lo potrebbe benissimo fare, non lo sta facendo, sta cambiando la dirigenza, si vede, come avete detto voi anche con Fabian Ruiz, quindi noi lasciamo solamente una piccola finestrella, perché? Perché comunque se si presentasse con un'offerta di 80-90 milioni, l'Inter probabilmente, anche se l'ha tolto dal mercato, non sappiamo se non farà partire comunque il giocatore, però per il momento Skriniar resterà all'Inter. E quindi l'unica alternativa adesso che si sta cercando è un sostituto a Ranocchio, comunque un quarto difensore. Domani c'è lo Spezia, c'è il mercato, ma c'è anche il campionato. Tancredi Palmeri dalla sede dell'Inter, buonasera. Buonasera Michele, si sono allenati oggi a San Siro, hanno testato il terreno, è una tradizione rispettata anche dal Milan la settimana scorsa in tempi recenti dell'Inter di allenarsi a San Siro prima della prima del campionato. Non ci sono molti dubbi, Mkhitaryan non sarà della partita e si sapeva, dovrebbe tornare Dumfries dal primo minuto e si è visto quanto è stato decisivo nell'ultima mezz'ora contro il Lecce, mentre invece Di Marco ha così ben impressionato che probabilmente dovrebbe prendere il posto all'esterno sinistro togliendo la Gosens, nonostante Gosens abbia comunque dato l'assist per il gol a Lukaku nella prima partita. Di Marco aveva agito, diciamo, come terzo di difesa, ma adattato di esterno, insomma nella maniera in cui Simone Inzaghi lo utilizza da Gioli, dovrebbe partire da esterno sinistro, per il resto poi tutti confermati. Però permettimi Michele di provare a ricostruire un po', noi siamo partiti ovviamente dalla coda, da quello che è il risultato della situazione con i commenti, di provare a ricostruire quella che è stata la giornata per Skriniar con quello che sappiamo, anche con quello che non sappiamo e che ci può portare a fare le domande. L'unica cosa certa è che è morto, questo era l'attacco di Tommaso Besozzi, inviato dall'Europeo nel luglio del 1950, quando fu mandato dal giornale a ricostruire l'omicidio di Salvatore Giuliano. Partì dall'unica certezza che era vera, ora mutuando questo celeberrimo attacco per una questione ovviamente più faceta e non così drammatica, l'unica certezza che abbiamo è che Skriniar rimane all'Inter e non è stato venduto al Paris Saint Germain. Ci sono però in mezzo alla storia vari punti di domanda, perché se davvero l'intenzione di Zhang fosse stata dall'inizio di non vendere a prescindere Skriniar, considerando che il Paris Saint Germain ha avvisato sul proprio arrivo a Milano e l'Inter era consapevole di quello che sarebbe stato grosso modo l'offerta tra i 50 e i 60, se fosse stato un no a prescindere, l'Inter avrebbe evitato il viaggio a Enrique Antero. A proposito, Enrique Antero segnalato a Milano, ma nessuno l'ha visto. Quello grazie, che possiamo dirvi è che ausilio è mancato dalla sede fino alle... Grazie. Fino alle 5, poi è apparso e poi sono andati tutti assieme in sede. Grazie. L'atmosfera che si respira in 20 secondi al 21esimo crolla il satellite, quindi già te lo dico, Tancredi Palmeri. L'atmosfera in vista della prima di campionato casalinga per i nerazzurri contro lo Spezia, avversario comunque da rispettare ma abbordabile. Tancredi. C'è un entusiasmo pazzesco da parte degli interisti. Erano oggi all'allenamento a San Siro ad aspettare soltanto il transito delle macchine dei giocatori. Quasi un centinaio, domani è quasi tutto esaurito, in questo momento c'è meno di 1000 biglietti a disposizione
questo grande attaccamento si è sentito anche nelle parole del prepartito di Simone Inzaghi. E forse attenzione, perché potrebbe arrivare un ulteriore regalo. Sappiamo che l'unica esigenza che rimane all'Inter di mercato è il difensore per sostituire Ranocchia. Questo pomeriggio Pastorello si è incontrato con Lotito, sappiamo la sua attività da pontiere, da architetto, quando si tratta di armare gli affari. Parrebbe che sia riuscito a convincere Lotito dal recedere dalla sua volontà di ottenere obbligatoriamente l'obbligo di riscatto sul prestito di Acerbi, e quindi Lotito sarebbe pronto a concedere Acerbi in prestito un mezzo milione di euro con solo diritto di riscatto. Allora, tu sei testimone. No, aggiungo una Arrivo, cosa. Quanti secondi erano? Più di 20. Prossima volta cartellino rosso. Vabbè, Tancredi, ci vediamo domani a San Siro, domani dal Meazza, Tancredi Palmeri. La notizia te l'ho data però. Grazie. Alfredo, vai. Poi andiamo a casa. Noi abbiamo accostato Acerbi, e aggiungo anche una cosa sulla Lazio, noi abbiamo accostato Acerbi ai primi giorni di agosto all'Inter come volontà concreta di Acerbi, aggrappato a quella che è la decisione di Inzaghi. È la soluzione più logica, perché Acerbi non ha spazio. Ha un contratto importante, non puoi chiedere dei soldi, puoi aprire solo il diritto di riscatto, ha un contratto fino al 2025 quando avrà 37 anni. E non è c'hai Romagnoli, Casale, Patrick e Gila. Ha rotto con l'ambiente, ha rotto con tutti, non ha fini con Sarri, è la soluzione che accontenta tutti perché mette Acerbi come quarto difensore, poi se la può giocare. E ti aggiungo un'altra cosa che riguarda la Lazio, e che potrà avere degli scenari nei prossimi giorni. Due giorni fa c'è stato un colloquio tra l'entourage di Luis Alberto e Lotito, e in modo molto civile l'entourage di Luis Alberto ha chiesto di valutare la possibilità di una cessione al Siviglia. Dopodiché, se non fosse possibile questo, Luis Alberto, senza ripetere i mal di pancia dell'anno scorso, si metterebbe tranquillamente a disposizione della Lazio. Per cui, malgrado le smentite degli ultimi giorni, noi lasciamo una finestra, uno spiraglio, una fessura aperta per il discorso Luis Alberto Siviglia, che comporterebbe in automatico l'arrivo di Ilic alla Lazio dal Verona. La novità di questa storia è che, rispetto alla precedente richiesta di Lotito, che era di 25 milioni, adesso la Lazio chiede 20 milioni. 20 milioni, il 30% lo deve dare al Liverpool, in base a un vecchio accordo quando la Lazio prese Luis Alberto dal Liverpool. Monchi potrebbe fare un tentativo negli ultimi giorni di agosto, non ci saranno frizioni. La morale è che domani, tranne novità dell'ultimo secondo, Luis Alberto andrà ancora una volta in panchina. Quindi è una storia di mercato che noi dobbiamo seguire alla luce dell'ultimo contatto di 48 ore fa tra la sua agenzia di Luis Alberto e la Lazio.